settimana da dimenticare, due sconfitte, adesso però c'è la possibilità di ripartire contro l'Ascoli. Sì, è stata una settimana abbastanza negativa, prima in Coppa, poi in campionato. Adesso troviamo una squadra che ha cambiato allenatore, che ha delle difficoltà, che verrà di certo qui con una rabbia addosso da non sottovalutare. A Gubbio una sola indecisione è costata carissima e poi c'è stato però anche un episodio all'ultimo minuto che ti ha riguardato. Sì, a Gubbio abbiamo sbagliato un'uscita a metà del secondo tempo e loro in contropiede ci hanno punito e ci hanno fatti trovare impreparati. E poi all'ultimo minuto, guarda, io non voglio commentare le decisioni arbitrali, però cioè, io stavo andando sul pallone e ho sentito una spinta da dietro. Se poi non hanno avuto, diciamo, la personalità di fischiarlo perché era il 93esimo, no, ormai è passata, bisogna pensare avanti. Appunto, arriva l'Ascoli, una gara da non fallire. Una gara da non fallire soprattutto perché dopo una sconfitta bisogna sempre alzare la testa e questa settimana lavoreremo sodo appunto per portare a casa i tre punti anche di fronte al nostro pubblico.